eccoci in una nuova puntata delle Pillomar a tema natalizio. Mancano sempre meno giorni a Natale e quindi abbiamo sempre meno tempo per prendere i nostri ultimi regali natalizi. Zona gialla, zona arancione, zona rossa, non si capisce più niente, così si comincia a entrare d'ansia da regalo, ansia completa. Cosa faccio? Cosa non faccio? Potrebbe piacere questo tipo di regalo? Dato che questa è una rubrica a tema business economia, ho pensato di consigliarvi 5 titoli di libri a tema economico, come un autoregalo oppure per un amico, per un'amica o per un parente, comunque qualcuno che è appassionato di questi temi. Partiamo con il primo, Marketing 4.0 di Philip Kotler. Sicuramente uno dei libri sul marketing più moderno. In questo libro viene spiegata la metodologia che permette di accompagnare il cliente in un percorso dalla creazione del marchio fino alla sua difesa. Le nostre opinioni sono sempre più influenzate da quelle di amici, parenti, conoscenti o anche dalla televisione, dai social network. Ecco perché è importante per un'azienda riuscire a saper guidare il suo cliente, guidarlo come in un viaggio a tappe che viene spiegato in questo libro. Questo per dare consapevolezza del proprio brand ai clienti. Personalmente ho trovato diversi spunti interessanti da questo libro che ho utilizzato anche in molti dei video che ho già messo sul mio canale, quindi ve lo straconsiglio davvero. A tema invece un pochettino più finanziario c'è questo. Finalmente ho capito la finanza. È un libro che esprime in modo molto semplice e chiaro i meccanismi che stanno alla base del mercato. Quindi è veramente ideale per chi vuole avvicinarsi un pochino a questo mondo per capirne le dinamiche. La finanza è sempre un argomento che incuriosisce sempre di più e sempre più persone. E devo dire che attraverso libri come questo in particolare devo dire, ma anche attraverso tanti video che sono postati qui su YouTube, diventa sempre più alla portata di tutti riuscire a capire perlomeno dei meccanismi di base. Poi è sicuramente un mondo molto complesso quello finanziario, ma tante volte il fatto di non conoscerlo ce lo fa sembrare come una cosa, oh mio Dio, cioè da paura. E invece alcuni concetti sono veramente basic e alla portata di tutti, anzi ci possono anche rendere più interessante ancora di più questo mondo qua. Perché se non ne capiamo niente sembra una cosa impossibile che non ci tocca, e invece non è così. A tal proposito, vi piacerebbe un video nel quale parliamo di film improntati su questo argomento? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Il libro che vediamo invece adesso mi è stato suggerito durante il mio percorso universitario, diciamo così, ed è Storia dell'analisi economica di Schumpeter. È una delle opere più complete sulla storia della scienza economica. Schumpeter tocca veramente tantissimi punti e lo fa in modo molto approfondito. Parte con un'introduzione dicendo perché è importante studiare la storia economica, la scienza economica, eccetera. E poi, partendo da Smith, fa un percorso storico di tutti i teorizzatori economici più importanti, passando da Marx, arrivando fino a Keynes. Poco fa vi ho citato Adam Smith, sì, è proprio suo, il quarto libro che vi consiglio, cioè La ricchezza delle nazioni. Un must per qualsiasi studente di economia, credo venga consigliato in qualsiasi facoltà. Pensate che La ricchezza delle nazioni, che non ho qua fisicamente perché avevo preso in biblioteca all'università, quindi non ho qua fisicamente il libro da farvi vedere, è un libro che è stato scritto nel 1776, eppure è modernissimo e attualissimo. Il saggio di Smith getta le basi per l'economia politica moderna, intesa proprio come scienza dell'analisi dei fatti economici, ma viene considerato anche alla base del liberismo, cioè l'ideologia che considera il mercato come l'unico efficiente meccanismo per l'allocazione delle risorse. Il mercato è il motore naturale dell'economia e è anche proprio la garanzia del benessere dell'economia. Non a caso, infatti, Adam Smith dice, me la sono scritta anche se in realtà me la ricordo proprio chiaramente questa frase, però volevo dirla proprio precisa: non vi è arte che un governo impari prima che cavare soldi dalle tasche della gente. Che cosa ne pensate riguardo a questa frase? Siete d'accordo? Se siete d'accordo con Adam Smith, correte a comprare il suo libro. Concludiamo con un romanzo che non può mai mancare. Un bel romanzo, naturalmente scritto da chi? Da Ken Follett. Vi consiglio assolutamente Alta Finanza. Perché vi consiglio questo libro? Beh, innanzitutto perché è di Ken Follett, quindi potete naturalmente aspettarvi la sua scrittura magistrale come in qualsiasi altro suo libro. Se non lo si fosse capito, Ken Follett è il mio autore super preferitissimo. E a tal proposito, se non avete ancora letto I Pilastri della Terra, che è secondo me l'opera proprio di Ken migliore,
dovete assolutamente correre ai ripari e andare a comprarlo, ok? Che quello non è un libro economico, ragazzi, però ve lo consiglio lo stesso in questo video come bonus. Tornando ad Alta Finanza, direi che questo è un romanzo thriller ambientato nella Londra degli anni 70. Finanza, giri illeciti, suspense, tutto in questo libretto che non è neanche lunghissimo, quindi ve lo mangerete un po' di tempo, credetemi. Spero con questo video di avervi ispirato per qualche vostro regalo natalizio. Potrebbe piacervi qualche altro video sempre di questo genere? Fatemelo sapere naturalmente qui sotto nei commenti. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale attivando la campanellina delle notifiche e seguitemi su tutti i miei social, così rimarrete sempre aggiornati sulle nuove uscite di nuovi video. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine di questo video e io vi aspetto nel prossimo che pubblicherò domenica. Ciao a tutti!